Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del venerdì dedicata al ciclo Saranno Campioni. Sono qui in compagnia con il Barba Tattico, il Barba Scacchi Rosso, perché il giocatore che andremo a vedere oggi, tra tutti quelli, insomma, questi giovani, queste giovani promesse, soprattutto tra quelli che abbiamo visto fino adesso, Daniel Darda, posizionale, Sulley Manley, posizionale, Vincent Kemmer, posizionale, Bier, tendenzialmente posizionale, ma ancora un po' pasticcione, e poi quel fenomeno paranormale di Maurizi, che quello è uno stile che va oltre l'immaginazione. Oggi andremo finalmente a vedere uno di quei pochi giovani promesse che è predisposto alla tattica, aggressivo. Un giocatore che sceglie linee taglienti e continua dei 100 partiti, 100 partite a tagliente. Questo veramente un giocatore alla Tal, alla Shirov, certo è molto molto aggressivo. Stiamo parlando dell'Uzbeko Sindarov, Joakir Sindarov. Ok, bisogna sapere che l'Uzbekistan è una ex repubblica sovietica situata a est del Mar Caspio, è una terra di incroci. Prendo un attimo il mappamondo sul Barba Scacchi, il Barba Tattico me lo lascia fare, perché ora non vi sta salutando, non dice niente, perché lo hanno redarguito, hanno redarguito tutti i Barba Scacchi, hanno detto voi se comparite dovete stare zitti, se no dovete farvi pagare i diritti d'autore. E siccome io non tengo un euro, non è che posso, tutte le volte che vogliono vedere i miei video, pagare al copyright. Quindi lui starà qui, vi saluta con la mente, cioè, diciamo in maniera virtuale. Mi farà, non so, adesso non so, lui può fare un cenno così, ma non più di tanto. Purtroppo non può parlare. Devo risolvere questa cosa del copyright. Devo chiedere informazioni come aggirare questa faccenda. Ora prendiamo il mappamondo. Allora, questo è il mappamondo. Come potete vedere, adesso magari è un po' complicato, ma vedere tutta la telecamera. Forse qua si vede un po' meglio, qui c'è l'oceano. Allora, giriamo questo mappamondo. Allora, qui c'è il Brasile dove ci sta Brady, poi parlerò un po' di Brady verso la fine della puntata. Torniamo verso l'Asia. Ecco. Ok. Chiedo a Barba Scacchi di togliersi un attimo, tra virgolette, un attimo un'altra parte, che devo far vedere questa cosa. Allora, questo è il mappamondo, cioè sarà anche il riflesso del sole, forse qua si vede un po' meno. Ok, l'Uzbekistan si trova in questa zona, c'è questo riflesso. Allora, l'Uzbekistan si trova in questa zona tra la Cina e la Russia, a nord dell'Afghanistan, mappamondo. Perché dovete sapere che gli scacchi dall'India
si sono poi insomma, diffusi attraverso la Persia, l'Iran, da una parte un po' verso il Caucaso, verso i paesi caucasici, e da un'altra verso paesi arabi, che poi hanno parte in Spagna, poi così via. L'Uzbekistan in pratica si trova proprio a metà strada, come potete vedere, a metà strada, il mondo continua a girare, meno male, perché sennò sarebbe un disastro. Ok, vediamo un po' se potete già arrivo. In questa zona qua, ok, a est del Mar Caspio, sopra l'Afghanistan e confinante verso la Cina, ok, terra di passaggio della Via della Seta, quindi in quel punto lì si sono incrociati i mercanti cinesi, i mercanti indiani, i mercanti russi, ma non solo, anche europei. Alla fine in quel paese, togliamo un mappamondo, mettiamo Barbascacchi, Barbatattico che si sta innervosendo. Ok. Quindi è proprio il luogo in cui gli scacchi hanno avuto la loro presenza nella storia, proprio da un punto di vista quasi geologico, perché in quelle zone gli scacchi hanno continuato ad andare avanti e indietro, insomma, era proprio un luogo di passaggio anche di mercanti, quindi Samarcanda, ok? Culla di certe civiltà indoiraniche, quindi molto, molto, come dire, rigogliose. Quindi gli uzbeki sono, secondo me, la stirpe perfetta per portare avanti questo gioco arrivato dall'Asia e alla fine cambiato dagli occidentali, ok? È una terra di mezzo. Insomma, non tanto ospitale, ma piena di steppe, poi si avvicina verso l'Himalaya, quindi insomma, un po' non è il massimo, forse da un punto di vista logistico, però ha molta storia. Samarcanda, probabilmente una delle città artistiche e culturali più belle dal mondo. Però, quando faceva parte ancora dell'Unione Sovietica, l'Uzbekistan, il Kazakistan, il Kirghizistan, tutte queste repubbliche euroasiatiche non avevano mai prodotto scacchisti di livello, perché tutti i nomi che conosciamo, i Karpov, i Kasparov, i Geller, i Botvinnik, i Petrosian, okay, erano o russi, o armeni, o come tale dei paesi baltici, quasi tutti di origine ebraica, e quindi siccome nelle zone del Tartarstan, insomma, la terra dei Tartari, le steppe, in quei luoghi, diciamo, la presenza anche di comunità ebraiche era praticamente nulla. E quindi, dopo la formazione dell'URSS, gli anni 50, 60, 70, da quei luoghi non sono mai usciti fuori scacchisti di livello. Oggi improvvisamente l'Uzbekistan ha deciso di investire sui giovani e sta portando dei grossi risultati, ha ben 4 under 16 sopra i 2006. Uno di questi, insomma, è Sindaro, giocatore tattico molto, molto, molto aggressivo. Per la prima volta in assoluto metto la scacchiera 3D, sperando di far piacere a qualche novizio. Devo essere sincero,
non la userei per giocare blitz su Lichess, perché chiaramente abituati col 2D qui si possono commettere i pasticci. Ma per spiegare una lezione va bene anche la scacchiera 3D, così come se avessimo una scacchiera reale davanti. Ora, due partite andremo a vedere di questo Sindarov. La prima contro un grande maestro ucraino, Moisenko, molto forte. In questa partita, Sindarov è una partita. Adesso, Sindarov è del 2005, quindi adesso ha 16 anni. Questa partita l'ha giocata quando aveva 13, neanche quasi, aveva ancora 12 anni quando ha giocato questa partita contro Moisenko, che è comunque un forte GM, ok? E questa partita Sindarov gioca con i pezzi bianchi, poi ne andremo a vedere un'altra, la più spettacolare, contro con i pezzi neri, ok? Sindarov apre 1 e 4, quindi fa capire di essere un giocatore aggressivo, che vuole mettere la partita su binari tattici. Ok. Moisenko risponde con C6, difesa Caro-Kann. Difesa Caro-Kann molto solida. Stesso schema della francese, con la differenza che dopo D5, il vescovo delle case scure, delle case chiare, scusate, può uscire dalla catena di peso. Ok, adesso non stiamo a parlare della Caro-Kann, ci sono i miei video precedenti che ne parlo. Spero che i pezzi si distinguano abbastanza bene. Ok. Andiamo avanti. D4, chiaramente Sindarov gioca la variante principale, insomma, affiancamento del duo pedonale centrale. D5, ok, spinta che va a interrogare il pedone E4. Qui sono possibili variante del cambio, variante di spinta, o cavallo C3 o cavallo D2. Anche F3, variante fantasia. Sindarov gioca cavallo D2. Perché cavallo D2 e non cavallo C3? Qual è la differenza? La differenza è che in realtà può spingere pedone C4. Sulla ricattura tanto del pedone non cambia nulla, cavallo per cavallo, quindi metterlo in C3 e non metterlo in C3 alla fine cambia poco. È nella francese che questo particolare è molto molto più significativo, perché nella francese il vescovo delle case scure può dare scacco in B4 e quindi sviluppando il cavallo in C3 c'è l'inchiodatura, in D2 potete fare C3 e schiodare. Nella Caro-Kann è molto meno così, è più un vezzo. Infatti Moisenko cambia, questa è tutta teoria. Pedone per, cavallo per. Cavallo F6 non gioca né la variante vescovo F5, che insomma la variante principale, che va subito ad attaccare il cavallo, sfrutta l'idea della Caro-Kann di tirare fuori subito il vescovo delle case chiare, ok? Oppure non gioca neanche cavallo D7, la variante Karpov, molto solida. Cavallo F6 l'ho giocata molte volte anch'io, perché sulla ricattura di cavallo io generalmente riprendo col pedone G, quindi gioco la variante Larsen, per aprirmi la colonna
era un gioco interessante, anche se mi giocano la variante aperta. Se mi giocano la spinta, gioco la variante break. Qui generalmente il bianco cambia cavallo, ma si può anche non cambiare. Ci sono delle varianti molto intriganti, cavallo G5, ma non stiamo qui a parlare delle varianti della carta, ma di Sindarov, che cambia il cavallo. Ora si può riprendere sia col pedone E che col pedone G. Io prendo sempre col pedone G. Perché prendo col pedone G? Perché voglio essere un po' aggressivo. Mettere il torrone per Nigotti sulla G, spingere il pedone in E6, vescovo D6, insomma. Giocare anche da Rocco Lungo. È una linea interessante. Però si può prendere anche col pedone E. Poi c'è un particolare. Se prendete col pedone G, evitate la maggioranza insomma, di pedoni del bianco, perché se prendete col pedone E, il bianco rimane con 4 contro 3 sulla ala di donna, e se cambiate tutti i pezzi viene difficile difendere questo finale, ok? E infatti Moisenko gioca la variante con la cattura del pedone E, variante Tartakover. Il nero, se gioca la ripresa col pedone E, è perché gioca per vincere. Non gioca per andare nel finale. Questa è una mossa che spesso giocava al programmino Chess Master. Prendeva sempre col pedone E. Se ne fregava della maggioranza pedonale, diceva tanto tu al finale non ci arriverai mai. Ok? Quindi queste sono partite per il barba tattico. Tattico sta toccando quello che non deve toccare. Vescovo E2, mossa di sviluppo. Poteva giocare anche vescovo C4, però poteva arrivare B5 e farvi perdere un tempo. Cavallo F3 era possibile, C4 era possibile, vescovo F4 era possibile. Vescovo D6. Questa variante della Karkan, la collocazione del vescovo è in D6, perché in E7 non fa nulla, visto che non c'è più il cavallo da difendere dall'inchiodatura. È la coppia di vescovi, il nero deve tenere il più possibile, se vuole compensare quella struttura pedonale un po' rigida sull'ala di re. Qui Sindarov muove due volte lo stesso pezzo in apertura. Che è bambino di 12 anni, evidentemente non gli hanno insegnato che i pezzi non si muovono due volte, due mosse consecutivamente, ok? Tutti avrebbero giocato cavallo F3, ok, non che fosse sbagliato, però questa è una sottigliezza tattica, perché Sindarov vuole minare il centro prima o poi con D5. Il vescovo lo mette in F3, il cavallo andrà in E2, poi spingerà C4, il cavallo andrà in C3 e avremo molti controlli. Idea C4, cavallo E2. Vabbè, le frecce qua oggi non vanno. Ok, va bene, l'idea cavallo E2, il pedone andrà in C4, il cavallo andrà in C3 e poi si arrocca corto e si può spingere in D5. Arrocco corto. Impazzito. Cavallo E2, torrone per Nigotti ne 8,
adesso credo a Rocco Corsi, praticamente la mossa da giocare, anche C4, credo a Rocco Corto prima, a Rocco Corto, donna in C7, ok, batteria. Questo schema della Carcan sfrutta molto questa diagonale, delle case scure contro il punto H2, però in questo caso si può giocare anche G3 e il vescovo fa la triangolazione e si mette in fianchetto, solidificando l'arrocco e giocando al centro. Interessante. Vediamo se gioca G3, anche H3 è possibile, cavallo G3 è possibile, io preferisco G3 per rigiocare il vescovo in fianchetto, sono più posizionale su questi schemi. Dai. Allora, barba tattico, se guarda la partita non toccare, lui vuole maneggiare H3. A me H3 insomma, non ispira poi tutto questo granché. È giocabile, però da un punto di contatto non si sa mai se la partita si possa poi evolvere in maniera molto molto tattica. Il vescovo potrebbe schiantare sul pedone, potrebbero tirarvi addosso i pedoni, far qualcosa, insomma, crea sempre un punto di contatto, ok? E poi il cavallo comunque non andrà mai in C3 a questo punto. Questa è una mossa che concettualmente non mi piace. Perché? Non c'è il pericolo di vescovo G4. G3 è veramente solida. Anche C3 crea un punto di contatto. Sono scelte. Sicuramente Sindaro ne saprà più di me. Quel cavallo dovrà andare in C3 dopo aver fatto C4, questo piano l'abbiamo già capito. Moisenko sviluppa il cavallo che probabilmente andrà in B6. Se uno vuole fare un po' l'aggressivo può fare prima B5, poi cavallo B6. Sviluppo del nero è abbastanza armonico. Il vescovo delle case chiare non ha il problema di essere cattivo. Solido. Infatti arriva a C4. Non è che queste cose qua le so perché le vedo dal motore, queste cose qua le so perché sono i piani classici, il piano è classico. Puoi rimanere col cavallo in E2 anche se non conoscete l'apertura. Potete arrivarci da soli. Il cavallo lì non sta bene, in F4 non può andare, in C3 non può andare. Da E2 non controlla le case centrali in maniera aggressiva, quindi si deve mettere in C3. Però se lo fate senza fare C4, non avete poi quella bella spinta, no? Perché prima o poi voi col bianco dovete spingere quel pedone in D5. Avendo il pedone C4 è più facile. Probabilmente giocherete col pedone isolato, ma per attaccare sulla colonna C col torne Pernigotti. Bisogna trovare una collocazione per il vescovo delle case scure con il bianco, perché non può andare in F4, non può andare in G5, potrebbe andare in E3, però diventerebbe un po' un grosso pedone, è una scelta un po' particolare. B6, perché essendoci C4, il nero avrebbe voluto giocare B5, però con C4, insomma, ci poteva essere il cambio C per B e poi la colonna C si apriva e la donna era su una colonna aperta dove poteva arrivare un terrificante torne Pernigotti. B6 per dare una collocazione al vescovo o in fianchetto o in A6. Cavallo va in C3. Vescovo in fianchetto, non mi sarebbe dispiaciuto a vescovo a 6, vediamo se al motore piace.
sempre paura di toccare quello che non devo toccare. Il Vesco A6 è presente, ma il motore la considera leggermente inferiore. Anzi, addirittura stavo analizzando. E dietro a Torre B8 a caffè, ok. Ma c'è, sì, c'è però. Il bianco gioca subito donna A4 e lo attacca in realtà e difende il pedone C4. Tanto fumo e poco arrosto. Continuiamo. Allora, il vescovo in B7, più cauta, va a contrastare il vescovo in F3. E il vescovo va effettivamente in E3, come avevo detto io. Perché? Perché non ha un'altra funzione. Allora, qui, senza conoscere le aperture, dovete dire dove li colloco i pezzi. Il vescovo delle case scure, dove lo metto? In F4 non posso metterlo, in G5 non posso metterlo, in H6 non posso metterlo. In D2 ostruisce un po' la donna, un po' bruttino, interferisce sulla difesa donna pedone. Messo in fianchetto con B3, vescovo B2, il problema è che è un vescovo di fianchetto che va a bombardare una diagonale in cui c'è un forte muro di mattoni con la formazione di pedoni a L sull'arrocco, è formidabile in realtà, è molto solida. Quindi il vescovo viene usato in E3 come barriera sulla colonna e verrà poi sfruttato più avanti. Wojcenko piazza il torrone Pernigotti a raggi sulla donna, sulla colonna D. Beh, il nero insomma gioca mosse molto logiche, nulla da dire. Donna C2, bella manovra per controllare anche la diagonale sulle case chiare contro l'arrocco, ma questa mossa serve principalmente per piazzare i torri Pernigotti sulla D e sulla E, oppure sulla C e sulla D, o sulla C o sulla E. Fa comunicare i torri Pernigotti. Cavallo F8, questa le mosse che tornano indietro per i novizi possono sembrare così senza senso. Perché? Perché tornare indietro coi pezzi? I novizi non hanno il concetto di tornare indietro coi pezzi, li mettono sempre in avanti. Piuttosto lo mettevano in E5 se lo facevano mangiare col pedone, però non capiscono che i pezzi vanno ricollocati. Quindi faccio una retromarcia, è come con l'automobile, no? Non è che potete sempre andare di muso, non di corto muso come Allegri, no? Non potete parcheggiare sempre di muso, a volte dovete fare la manovra in retromarcia, no? Per parcheggiare, non potete sempre andare di muso. E quindi, stessa cosa negli scacchi. Il cavallo va andare in G6. E da G6 potrebbe anche appoggiare il vescovo che può andare in F4. Un cambio di pezzi, se il bianco cambia può entrare anche la donna in F4. E il nero sta bene, bello attivo. Dove collocherà i troni Pernigotti, il nostro eroe? In E1. Il primo trono Pernigotti sulla colonna E. Cavallo va in G6, infatti. G3. G3 la gioca adesso. Perché non vuoi far arrivare il vescovo in F4, e sin da dove vuole cercare di tenere il più possibile tutti i pezzi, nonostante la struttura pedonale faccia credere che il contrario, ovvero di andare in un finale con la maggioranza di pedoni 4 contro 3. Ora G3 è possibile perché il vescovo non è più in C8, quindi è un pedone H3. È difeso.
può andare, può mettersi in G2 e creare una bella barriera con due vescovi che difendono il soglio pontificio. Ma il nero, se vuole attaccare, deve inventarsi qualcosa. F5, però, F5 lo consiglia il motore, ma è carina. Cioè, sono mosse che non vedrete mai, insomma, a un certo livello non si vedono, perché uno dice, ma il pedone non lo posso spingere perché c'è la donna che se lo mangia. Prima cosa, sempre, attenzione, magari fate F5 perché non vedete che la donna mangia il pedone, ma se vedete che la donna mangia il pedone non farete mai F5. Ma i grandi maestri hanno degli obiettivi. Il punto H3, quel pedone H3 è sospeso. Come lo si fa attaccare? Lo si può attaccare direttamente magari con vescovo C8, ma sarebbe telefonata. Ma se voi prima fate F5, avete due, catturate due piccioni con una fava, minacciate F4, e allora sì che spaccate poi l'arrocco del bianco. In più, se lui cattura con la donna, arriva vescovo C8. La donna deve andare in H5 per difendere il pedone. E a quel punto lì il nero ha grossa attività. Ha grossa attività di pezzi. Proviamo a fare un esempio. Vabbè, facciamo un esempio. F5. Se catturiamo con la donna. Addirittura, vedete, c'è l'idea vescovo C8, ma prima bisogna trovare vescovo per G3, pedone per G3, non la si può fare. Perché vescovo C8 in realtà la gioco pari, qui dice addirittura donna C2, non H4. Perché qua è tattica, eh? Vediamo la prima idea, così facciamo un po' anche di lezione strategica. Attacchiamo la donna, se la donna andasse a difendere ancora il pedone qui in H5, arriva sempre il sacrificio, il nero sta meglio. Vescovo per, questi sono sacrifici tematici però, ci vuole fegato, non solo fegato, ci vogliono le conoscenze per farli questi sacrifici. Adesso si prende con scacco, si copre col vescovo. E qui arriva la cattura di un pezzo, salta il vescovo in alto. Game over. Quindi non deve ritirarsi in H5 ma in C2 e il nero recupera il pedone in H3. F5 è molto forte, vediamo se Moisenko decide di giocarlo. La gioca F5, vediamo a questo punto Sindaro, questa qui è una fase critica della partita, questa è una posizione critica, sapete che sta per arrivare F4, sapete che rischiate se prendete quel pedone di esporre la donna, e come fate? Quando non sapete cosa fare per stoppare i piani dell'avversario, dovete cercare dinamismo, ovvero contrattacco da qualche altra parte. Infatti, il motore così a C5 dà subito fastidio, aprendo la posizione, scacciando quel vescovo dalla casa di 6 per non farlo schiantare su G3. E non ce ne sono tante altre. C5 sembra quasi forzato, se no il neo va sempre a stare bene. La passiva donna D2 per impedire F4 si può giocare, però il nero è veramente un gioco comodo. Mettete poi la donna raggi X su quella colonna aperta, che potrebbe aprirsi, insomma. Comodo, bisogna fare C5.
Vediamo se Sindaro la trova. Infatti, Sindaro è un grande tattico, è un mostriciattolo tattico, cioè mostriciattolo nel senso buono, è fortissimo. E quindi spinge. Moisenko cambia, cambio, e adesso quel vescovo maledetto se ne può tornare a casa. Può andare in E5, può ancora andare in E5 per tenere la diagonale. Infatti Moisenko vuol tenere quella diagonale a tutti i costi. Che si inventerà qua il nostro amico delle steppe, vescovo G5. Boom. Considerata un'imprecisione dal motore, però questa vi fa capire che il bambino è già, il ragazzino è già bello sveglio, è già idee bellicose. Perché dovete sapere che l'Uzbekistan è un crogiuolo di popolazioni indo-iraniche, russofone, ma anche mongolidi. Quindi Gengis Khan ha depredato più volte quelle zone. Quindi, se voi guardate gli uzbeki, in Uzbekistan potete trovare il classico fenotipo slavo, russo, donne bionde, ok, con gli occhi chiari, oppure potete trovare fenotipo più persiano iranico, donne con i capelli scuri, questi occhi molto profondi, con questa bella pelle carnagione molto quasi avorio, molto bella, molto. E le persiane sono tra le donne più belle del mondo. Oppure potete trovare dei veri e propri cinesi. Sindarov ha i tratti somatici comunque mongolidi, comunque dalla Cina. E penso sia un discendente di Gengis Khan, erano molto feroci, per quello che è così combattivo. Ora, Statore viene interrogata. Fare F6 è possibile, però si indebolirebbe un po'. Comincerebbe a indebolirsi un po' la Rogue. A essere sincero, io F6 la giocherei, intanto il vescovo lo interroghiamo, vediamo cosa fa. Infatti Moisenko gioca F6. Vescovo E3, torna indietro. Una volta indebolito un po' la Rocco, ritorna alla base, missione compiuta. Poi può arrivare F4. Infatti arriva F4, la posizione sta cominciando a diventare tattica, e il barbatattico sta cominciando a diventare sempre più rosso, sempre più gasato, più agitato. E che non può, vorrebbe parlare, dire allarme tattico, ma non può. Adesso devo buttare questa storia del copyright. Ok, F4. Che si fa qua? Lo si cattura, i peduni della Rocco si sgretolano come burro. E qua bisogna cercare iniziativa. Il dottore consiglia donna B3 scacco, ok? Mossa evasiva. Vediamo cosa fa Sindaro. Sindaro invece lui prende, se ne frega delle strutture pedonali lui. Lui va all'assalto in maniera proprio barbarica, frega, delle perdite. Cattura, cattura. Adesso altra possibile cattura. Se si cambia quel vescovo, il nero sta bene. Tranquillo. L'unica cosa, vabbè, il vescovo delle case chiare può tornare in C8 per andare a fastidio al pedone H3. Infatti Sindarov non cambia niente, lui vuole tenere i pezzi per incutere timore e comincia a
a sciogliere i cavalli della cavalleria di Gengis Khan, questo assalto della cavalleria, cavallo E4, cavallo centralizzato. La posizione è un po' strana, effettivamente. Vedete che le strutture pedonali non ce ne sono in realtà, perché tre isole del bianco e tre isole del nero, che non si gioca sulle strutture pedonali, ma si gioca sulla mobilità dei pezzi. Vediamo un Moisenko cosa gioca. Cavallo H4, aggressivo. Il cavallo da lì non può essere scacciato. Attacca comunque un pezzo. Al motore non piace, però questa è già una mossa che vi dà un problema. Che famo con sto vescovo? Per salvare sto vescovo bisogna metterlo in HU. Cosa fa? Vescovo H5, poi c'è G6. Che qui è veramente complessa la situazione. Autore consiglia donna B3 RF8, cambio del vescovo delle case scure. Poi mette il vescovo in H5. Veramente io a questo punto probabilmente sbaglierò. Qui fosse la mia partita. Cosa potrei giocare? Cosa gio Qual è il problema? C'è un grosso problema qua. Vescovo H1 fa schifo perché arriva vescovo C8 e il pedone H3 non lo difendete più. Ok, già qua. Col bianco me la farei sotto, anche se il motore dice che sta in mezzo. Perché qui o conosce poi il modo tattico di uscirne, altrimenti. Diretto vescovo H5. Non gioca più una donna B3 scacco. Comunque era una variante disumana. Scacco. Moisenko Blunders. Scacco. Forzata re H1, è una mossa forzante, ok, ma qual è il piano? Posso riportare il torrone per negottine 5? Forse. Veramente complesso. Torrone per negottine 5 attacca il vescovo in H5. Qui adesso il motore consiglia un cavallo per F6, un sacrificio di pezzo. Mostruoso. Io non posso, non oso pensare che Sindarov giochi questo sacrificio. Un bambino di 12 anni contro un forte GM, perché dovete anche calcolare che il fattore psicologico. Perché siete davanti a un GM, mettiamo, voi avete 12 anni e siete già maestri, però avete davanti a un GM, avete paura, soggezione. No, questi bambini qua non hanno paura di niente. Non hanno niente da perdere, non hanno paura di perdere il mezzo punto Elo. Non hanno ancora questi paraocchi. Vediamo cosa la fa, però. No, non la gioca. È ancora un po' troppo esagerato. Però la donna C4 scacco è comunque buona. Guadagna un tempo e centralizza la donna. Qui Moisenko copre col torrone per Nigotto. Però non è mai una buona idea tenere i pezzi raggi X sopra, perché col torrone per Nigotto adesso lì è incastonato. Attenzione, la variante col sacrificio di cavallo c'è ancora. Ma se non l'ha fatta prima, farà mica adesso. Andiamo a controllare. No, lo fa. Però mette un cavallo su un bel avamposto. Cavallo di 6. Però, attenzione, lascia il vescovo impreso. Sacrificio di pezzo c'è, ma non in F6. C'è il sacrificio del vescovo che è rimasto in H5.
Sembrerebbe a prima vista, no, un blunder, una svista. Ma sto bambino, secondo me, avrà visto qualcosa. E uno dice, ma perdo il vescovo, ma poi che cos'ho? Beh, riprendo il vescovo in H2, forse. No, perché poi c'è cavallo F3 ed è il doppio per la qualità. Ah, veramente un cinepraio questo, solo il barbattattico può uscire fuori da questa situazione. Moisè si prende il pezzo, dice, vabbè. Il bambinetto con gli occhi a mandorla, ok, adesso lo sistemiamo noi. Gengis Khan o non Gengis Khan? Sui Vescovo F4. Uno dice, ma un cambio di pezzo, il pezzo in meno cambia il pezzo, il vescovo è intrappolato. Sì, la donna finisce in F4, però poi... Cioè, quindi, in realtà, a livello logico, deduttivo, non si vede niente. Mojenko non prende il vescovo. Non prende il vescovo. Perché? Cosa c'è qui che non va? Proviamo a farlo noi. E dai. Signori, i riflessi del vostro eroe del canale sono morti, sepolti. Sono finito in un baratro ormai. Non vedo più nulla. Non vedo più nulla. Che matto. Non lo vedevo, sono sincero. Non vedevo il matto. C'è roba da NC. Io purtroppo ho tanti pattern posizionali, ma ho pochissimi pattern di scacco in matti. Io se c'è il matto in 4 non lo vedo, preferisco cambiarti i pezzi e poi arrivare a promuovere, dare il matto quando sono sicuro poi di dar matto anche in 25, ma non vedo il matto immediato. Non lo vedo in difesa, non lo vedo in attacco. Matto in uno. Che? Poi uno potrebbe veramente disiscriversi subito al canale dopo una cosa del genere. Il barbatattico è rimasto. Guardate la sua espressione. È incredulo. E dallo schifo, mestamente, decide di andarsi a buttare nella fossa delle Marianne. Ha fatto arrabbiare Barbatano. Non seguirà più queste partite. Non si può non vedere il matto in nulla. Infatti Moisenko fa H6. Dà una casa al re. E si recupera il pezzo. E adesso il vescovo era Gx sulla donna. Ma Moisenko non sposta la donna, sposta il cavallo. Perché vuol mettere il cavallo in E5 a proteggere il raggio X. Donna G4. Guadagna, cosa guadagna? Un tempo sul cavallo. Attacca il cavallo. Cavallo può andare in E5? No. Perché parte la torre in H5, questa l'ho vista. Re H7, difende il cavallo. Torrone per Nigotti in E8. Torrone in ottava, taglia fuori il re.
partita. Poi poteva anche raddoppiare con l'altro torrone Pernigotti. Ma l'idea malsana del bianco è solo vista. L'ho vista però sti frecce, maledizione. Ridatemi il mio vecchio PC. Faceva schifo, ma i tasti erano buoni. Questo è sofisticato, no? Sofisticato. Vabbè, lasciamo perdere queste frecce. La donna deve andare in E6, minacciare matto in G8. Lasciamo perdere queste frecce. Metà del video lo perdo per queste stupidaggini. E deve dare il torno per Pernigotti sul cavallo per impedire alla donna di entrare. Sindaro non prende la torre col pedone, cattura l'altra torre. Sarebbe... Ah, forse dopo pedone per torre c'è l'intermedia C5 scacco. Complicatissimo sta partita. Moisenko porta la donna in difesa, attacca il torrone Pernigotti. Ora Sindaro si sberluca nell'altro torrone Pernigotti, poteva giocare la finezza, torre F8, mostruosa, torre F8, perché se donna per torre, vescovo, cattura torre, attacca la donna. Ora scacco di scoperta, sposta il re, F3 era più preciso, però. Sposta il re. La donna si sberluca la torre, a materiale siamo rimasti che il nero ha la qualità in meno. Però il bianco ha un re un po' insicuro. Donna F5 inchioda il cavallo, minaccia anche di spingere col pedone passato. Donna C6 minaccia semplicemente il matto in C2. F3 forzato. Vescovo C8 attacca la donna. Donna E4 propone il cambio. Non può cambiare le donne il nero assolutamente. Attacca il pedone B. Che può si fare B3, attiva il torrone Pernigotti per spingere quel super pedone passato. Parte un altro pedone, ma chi se ne frega, c'è il pedone passato, lo spinge, no, prima fa B3, ma io, boh, non so, sì, B3 va anche bene, per non perdere un altro pedone. C4, bianco vuole semplificare, perché se sparissero tutti i pedoni dalla scacchiera, un finale difficile da vincere, anche con la qualità in più. In un blunder, vescovo in C3, lo ha paura di qualcosa, non lo so. Questa non lo capita tanto. Spinta, pedone è passato anche il nero. Donna C4, pone il cambio delle donne. Ah, forse ho capito perché ha giocato il vescovo in G3. Perché se arrivava lo scacco in B6 lui voleva andare in H2. Però Moisenko mette la donna in G5, attacca il vescovo. Re H2 credo sia buona. Il promotore preferisce donna e re in F2. Io lo metterei in H2. E invece lui gioca la mossa corretta. Il
era in F2. Qual è la differenza? La differenza è che in H2 poteva arrivare donna H5 e poi minacciare delle scoperte, insomma, perché c'è che il cavallo, vescovo e donna, insomma, contro il re. Il re del bianco è a spasso. E la sicurezza del re nero è l'unica cosa che tiene ancora in piedi la partita. Blocco col vescovo, quindi il pedone passato non può più essere spinto. Parte il pedone C, F5 mossa della disperazione, torre di 5 inchioda il pedone, toglie la donna. Il nero adesso si è messo sulla difensiva. Qui personalmente giocherei immediatamente senza pensare donna C7, che è la quarta scelta del motore, ma è la più pratica. Provo a cambiare le donne e vincere in questo modo. Lui no, vuole ancora pescarne il torpedo. Donna D3, donna F6, minaccia di entrare e dare scacco in B2. Donna D4, propone il cambio delle donne, nero non può cambiare le donne, si sposta. Ma questa è una manovra sottile. Re G1, mosse incomprensibili per noi comuni mortali. Forse, non so che idea abbia di mettere il vescovo, ma lui, non lo so. Questo è misterioso davvero. Cavallo F8. Torre A5, pedone A, sta per morire, lo spinge, cattura. Ora c'è cioè, due pedoni passati, qualità in più, tre pedoni passati, ma di cui due liberi uniti, solo più 2,50? Solo più 2,50 perché il nero forse ha qualche possibilità di dare un perpetuo a quel re un po' scoperto. Cavallo E6 attacca la donna. Donna in E3. Donna attacca vescovo in G6. Re F2. Cavallo G5. Questa qui, come commentare, re 1, cioè si allontana dalla difesa del vescovo, per paura dello scacco in H3, però è un mezzo blunder, perde un po' del vantaggio. La donna continua a incalzare, però anche questo è un blunder, ha un blunder, segue sempre un altro blunder, ricordatevelo. E il re comincia a incamminarsi verso la di donna, incurante dei pericoli, non me ne frega niente. Scacco, se mangia un pedone nero è da scacco. Il re va su le case scure, perché re guerriero? Questo è un vero e proprio Khan, questo è Genghis Khan, signore. Cavallo D5, attacca il vescovo. Scacco. Il re scappa. Adesso il re si arrocca sulla di donna dietro i suoi pedoni. Difende il vescovo. E adesso i pedoni passati cominciano a marciare. A 4. Donna. Ne 6. A 5. Scacco. Re a 3. Vescovo E6. Deve togliere il vescovo dalla presa. Bella questa. Lascia li strada libera al pedone passato. Potrebbe anche dare la qualità indietro.
Scacco, brividi, che c'è il perpetuo qua? Via un pedone, è il nero che sacrifica un pezzo. Però qua è un pezzo un po'. Voglio dare il pezzo per i due pedoni passati. Prendi di donna. Scacco in D4, cerca il perpetuo, scacco di donna. Guardate che roba. Sindarov, cioè, coraggiosissimo qua. Qui non si può prendere il cavallo col vescovo, perché dopo donna per cavallo, scacco e cade il trono per Nigord. Trappoloide. Donna A4. Donna, pedone e donna. Dietro al re. Esposto a cavallo e donna. Scacco. Sembra un suicidio. Ma Reina 2 vuole promuovere Corre, vuol fare, non lo so, promuovere a Imperatore Galattico. Che cosa vuole fare? Ma questa è una partita fuori di testa. Il nero dice: ho trovato il perpetuo, aspetta. Re in B6. Scacco. B7, scacco, ho guadagnato la torre, prima do il cavallo sul pedone passato e poi prendo la torre, tre pedoni uniti contro lo vescovo, non ce la fai. Ma qui Sindar non prende il cavallo, batteria su traversino, e misteriosamente il nero non ha più scacco. Ma devi dare il cavallo. Per parte il cavallo, ma qui perpetuo non puoi darlo, il re si centralizza prima o poi. Per sul vescovo, però è una torre in più. Per due pedoni passati, uniti, qui si prende con scacco in F5. Ok, cambia le donne, pensando che questo finale è di re, i pedoni sono troppo indietro. Due pedoni passati contro la torre possono forse anche vincere, se i pedoni sono. Vincere non lo so, pattare sicuro. Se sono già in quinta con il re vicino, altrimenti. Quindi sono troppo lontano da maestro adesso, questo finale. Portare il re a tamponare i pedoni e poi piano piano si andrà a sberluccarli con la torre. Tanta roba, eh. Tanta roba, tanta roba. Andiamo a vedere la seconda partita. Questa è una partita incredibile. Sindarov riesce a battere alla World Cup, questa partita del 2021, signori. Quest'anno. È di quest'anno questa partita. Il fortissimo e talentuosissimo Alireza Firouz, il futuro campione del mondo. Futuro, no? Entro 4 anni diventa campione del mondo. Adesso è già il numero 4 delle classifiche mondiali. Qui Sindarov gioca col nero. Guardiamo la scacchiera.
sentiamo. Ferruccia, fermi tutti, e parte l'automatico qua, fermi tutti, il barbatattico adesso mi fa i dispetti da remoto, D4, Ferruccia apre uno D4, Ferruccia può aprire D4 e 4, insomma, molto, non solo aggressivo, preparato, giocatore universale, giocatore che mi ricorda come stile il miglior Spassky, ma con qualcosa di in più, qualcosa in più di Spassky. Talentuoso, ha solo il problema nervoso, perché lui è uno che si infastidisce spesso. Sindarov, comunque, sai, un quindicenne che affronta un diciottenne, ma che diciottenne? Probabilmente assieme a Carlsen il più forte giocatore di oggi. Coi neri. Siamo alla World Cup, di eliminazione diretta. E c'è anche tensione. Call F6, difesa indiana da parte di Sindarov. C4, affiancamento pedonale. G6, o Grunfeld o Estindiana, o Benoni. Andiamo un po'. Quindi già intenzioni bellicose. Cavallo C3, vescovo G7, E4. E4 si può fare perché l'ho già spiegato nell'Estindiana, no? Se c'è il cavallo in C3, il bianco può crearsi tre pedoni affiancati al centro. D6, Estindiana, ma siamo sempre con questi Estindiana. Ho detto che si giocano molto poco le Estindiane, però le partite tra le più belle e più spettacolari escono fuori dalle Estindiane. Cavallo F3, classica, rocco corto. Vescovo E2, insomma, la partita del candidato maestro Mauro Di Chiara. Vediamo un po' di C5, qui si gioca E5, però Sindarov gioca C5. È già più, rientra più in schemi Benoni questo, eh? D5, Ferruccia comunque è preparato teoricamente. E6, rientriamo in una Benoni. Attenzione che si rientra in una Benoni. Che linea sceglierà? Ferruccia H3, arrocco corto, vescovo F4, cavallo D2, donna C2. Cavallo D2. Tipico piano contro la Benoni, giocare il cavallo in D2. Per poter giocare poi a rocco corto, F4, rimettere cavallo in F3 e fare E5. Sempre mossa a ritroso per poi attaccare. Cavallo BD7 e rocco corto. E5, invece qui Sindarov non prende il pedone entrando nella moderna Benoni, ma installa una vecchia Benoni. Apparentemente molto solida, però non considerata a livelli top, qualcosa di, insomma, di giocabile, passiva, gioca a rogna in qualche volta, sempre nelle rapide. A3. Idea di spingere B4 prima o poi. Cavallo in E8. Questo è il tipico piano delle difese est-indiane, per spingere F5. B4, immediata. B4, Ferruccia. Ferruccia è tanta roba, anche lui. È tanta roba, è talmente tanta roba anche da un punto di vista tattico e di calcolo, che il barbatattico vuole tornare a vedere la partita. B4, F5,
si attacca sulle ali perché il centro è bloccato, centro bloccato, attacco sull'ala e risposta dall'altra ala. Se chi sta fermo è perso. Torre B1. Le tue manovre per ammucchiare pezzi nel lato in cui si attacca. Cavallo B6. Cavallo B5 perché c'è il pedone D6 debole. Pedone di 6 debole. Si rischia spesso di pasticciare per difendere un pedone e di mettere i pezzi nelle case sbagliate. Cavallo torna in E8, difende il pedone. Donna C2. Ammucchia pezzi sull'ala di donna. E comunque dà anche un occhio all'ala di re. B6. Idea di blocco dell'ala di donna, perché il nero vuole scatenarsi sull'ala di re. Firuge toglie il cavallo, ha capito le intenzioni del giovane guerriero steppico. Donna E7, vescovo in fianchetto, F4, ok. È la stessa situazione un po' nelle partite che abbiamo visto del candidato maestro Mauro Di Chiaro, no? Questa formazione pedonale. Ma Ferruccio non fa F3 perché ha già roccato corto, gioca un altro schema. Vescovo G4, adesso arriverebbe cavallo F6. Potrebbe arrivare anche H5, vediamo un po'. Cavallo C7. Idea che se il bianco cattura il pedone C5 riprende di cavallo. Però altri piani, non ne capisco tanto lo scopo. Ferruccio ci ripiazza il cavallo. Cambiare i cavalli e aprire la C. Vediamo se Sindaro cambia il cavallo. Sindaro cambia il cavallo. Cattura Ferugia. Interessante. Cavallo F6 attacca il visco. Cambio di visco. Ricattura col torrone A. Io posso aver ricatturato con l'altro torrone, però penso che vadano bene entrambi. Allora si lotta per la colonna C. Donna D7 attacca il pedoncino B5. Allora, qui A4 si potrà fare. Lo difende con la donna. Perché A4 perdeva il pedone in B4. F3. Nell'est indiana, se il bianco non fa F3, la fa il nero. A costo di dare un pedone. Qui Sindaro, cioè, ma è davanti a Firuja, mica Firuja, candidato al prossimo titolo mondiale. Adesso si giocherà il mondiale tra Carsten e Nepomniachtchi. Prossimo mondiale, Firuja è tra i candidati al titolo. Riprende il pedone, prende questo pedone, però attenzione, il motore è già davanti, leggero vantaggio nero. Cavallo H5, una casa importante in F4 da calappiare. Se il bianco gioca G3, il problema è che le case bianche crollano perché la donna nera può infilarsi in C4, in H3. Ferruccio gioca attivo, cavallo G5 perché vede l'avamposto in E6. Vede l'avamposto in E6. Ok, che l'avamposto in E6 contro l'avamposto in F4, ma quello in F4
Non è ancora un avamposto perché può essere scacciato da un pedone. Mi sembra terrificante lo stesso, perché attacca la donna, in realtà guadagna un tempo. Deve spostare la donna. E qui deve rinunciare al pedone B5. Pac, tutta sta roba finita per catturare il pedone in B5. A Ferrugia cosa gli rimane da fare? E cambiare il pedone in C5? No, fare G3 perde la qualità, arriva a scacco in E2, anzi scacco E2, cavallo E2 scacco, perde la qualità e il nero minaccia anche di catturare il pedone B4. A4, deviazione della donna. Qui si potrebbe sberluccare il pedone B4 e infatti se lo sberlucca. Attacca la donna col vescovo. Donna in C4. Cioè il bianco è già game over. Cioè Firuja, siamo alla 28ª mossa, è già da abbandono contro questo Sindarov. Secondo me è stato il barba tattico a istruire lui, il suo istruttore, il suo trainer. Torre C2, il traversino. Altro pedone, una scorpacciata di pedoni. Questo proprio quando la cavalleria mongola arrivava nei villaggi, no, era tutto un furto, prendevano tutto, bruciavano le case, prendevano, saccheggiavano. Proprio l'orta che arriva, non cresce più l'erba dove passano loro. Cavallo, vescovo in D2, H3, scaccia H6, scusate, scaccia il cavallo, purtroppo sono dislessico con le lettere, i numeri. Vescovo per, pedone per. Firuja pensa di aver recuperato un pedoncino, però tre pedoni passati sono tanti. Cioè, alla fine sto bambino ragazzino riesce sempre ad avere tutti questi pedoni passati nelle sue partite. Ma tanto per togliersi lo sfizio, ma sta mangiando tutti gli abitanti del villaggio, proprio terra bruciata di pedoni del bianco. Firuja è persiano, si vede arrivare l'orda mongola, no? E dice, ma io faccio parte dell'impero persiano, io sono il dio del sole, io sono il futuro campione del mondo, io sono Zarathustra, io sono un dio in terra, la Persia, la terra, l'impero più potente del mondo. Arrivano i mongoli, la Genghis Khan con la sua cavalleria, boh, sparta via tutto. Ok? Ara il terreno, 20 centimetri di aratura sul terreno, la mia T3 appunto. Attacca al vescovo, donna F5. Ferruccio difende il vescovo. Cambio di pezzi, chiaramente qua se il nero cambia tutto, è un finale vinto. Ferruccio lo sa, non cambia. Quando non si cambia però il rischio è sempre quello di perdere un tempo. E poi l'avversario migliora i suoi pezzi. Adesso un torrone di traversino fortissimo. E qua, cambio delle donne forzato quasi, ma c'è ancora donna di due forse che può evitare il cambio delle donne. È l'unica per non cambiare le donne. O anche in C1, anche in C1. E va, oh, tutto vescovo. Cioè, qui dobbiamo proprio annichilire, maciullare tutto, non deve scappare nessuno, religiosi compresi, proprio un saccheggio brutale, qui nessuna pietà proprio.
E qui anche sacrifico un pezzo, la pancia piena, sto banchettando sugli abitanti, sto cibando di carne umana. E magari da ubriaco, sì, un cavallo finisce dentro al fuoco dell'accampamento, ma sì, si è inciampato, oppure un loro soldato, ma magari finisce. Non lo so, finisce infilzato dalla sua stessa lancia perché è ubriaco, non gliene frega niente, saccheggiato tutto. Qui adesso Firuja prova a cambiare le donne lui, suicidio, non lo so, forse la rassegnazione finale. Cioè, dice, andatemene via, vi do anche le donne del villaggio, tutto quello che volete, basta che ve ne andiate. E Firuja pensa ancora di potersi salvare. Ma no. Ma fai a fermare quei tre mostri? E blocca blocca, però. No, Terrè arriva fino alla casa in E7 per difendere di sé, perché poi B5 parte. Non subito. Adesso forse anche torre in C7, difendere tutto, e poi si spinge. E infatti, non passa più niente. E qui è finita, cioè. Qui arrivano gli spazzini a ripulire al mattino i resti del banchetto. Provo ad attaccare un torrone per Nigotti. Sì, sono mosse tanto per farlo. B4. Eh sì, qualche spediente. Sindaro qui non dà scampo. E spinge tutti i pedoni. Ormai. Gli ultimi abitanti provano a scavare sotto le macerie. Ma non troveranno più nessuno. Anche questo passato. E qui Ferruccio abbandona. Si è trovato tutti i pedoni passati, possibili immaginabili. Un massacro a cielo aperto. Questo Sindarov è veramente una bestia. Chiaramente non è ancora maturo, non ha ancora regolarità di risultati. È appena lì intorno ai 2006. Ha perso 2 anni, come tutti, per il Covid. Che dire, a vederlo così è un giocatore molto molto promettente. E l'Uzbekistan non ha solo lui, anche Abustanov e altri due top GM di quell'età. L'Uzbekistan può diventare una potenza scacchistica imbarazzante. Ci sono dei paesi che hanno un declino scacchistico e dei paesi che invece hanno una fiorente crescita. Vediamo un po', fare un po' l'elenco dei paesi up e dei paesi down da un punto di vista scacchistico. Paesi che fino a 30 anni fa erano, 40 anni fa, emergenti, ora stanno sparendo, ok? Vediamo. La Russia è sempre la Russia, anche se non è più l'Unione Sovietica, ha perso parecchio dal crollo del sistema sovietico, però insomma, quei suoi 10-15 top GM nei primi 100 del mondo continuano ad averli. Gli ultimi Yevsenko e Artemiev, più giovani, nuovi astri nascenti, poi Nepomniachtchi che si giocherà il mondiale con Carson. La Russia è sempre la Russia. L'Ucraina sì, ma molto più in secondo piano, fa quello che può quando è rimasta indipendente. Qualche nome ogni tanto salta fuori, di paesi storici. L'Armenia e l'Azerbaigian, i paesi caucasici, producono sempre ottimi giocatori, soprattutto l'Azerbaigian, tirato fuori uno squadrone. Quindi questi paesi sono in risalita. La Francia in Europa si è accaparrata Firuja, a Vaché la Grève, a Edouard, Bacrot, Frassinet. E ha una sfilza di nuovi talenti che potrebbero arrivare. Maurizio,
La Francia sta tornando quella potenza scacchistica che era all'inizio del 1800. Paesi anche, diciamo, in espansione. L'Iran a Tatabai, a Mogolodios, come si chiama, un nome impronunciabile. Aveva Firouzeh, però è scappato. L'Iran sta lavorando bene sui giovani, altri paesi che stanno lavorando bene sui giovani. L'India, ovviamente, l'India ha almeno 6 giocatori, under 15, dei 14-15 anni che sono tutti 2006, e di questi parlerò alla fine del ciclo, perché davvero l'India dominerà il mondo degli scacchi, da qui a 15 anni. Tra 20 anni saranno solo indiani nella top, probabilmente, forse sto esagerando, però non ci vado lontano. In Estremo Oriente, là uno può dire la Cina, ma la Cina, attenzione, la Cina ha prodotto una decina d'anni fa giocatori del calibro di Ding Liren, Wei Ji, il misterioso Wei Ji, che tutti dicevano. Wei Ji è diventato grande maestro, cioè, anzi no, ha raggiunto i 2007 a un'età inferiore a quanto l'aveva fatto Magnus Carlsen. Tutti pensavano che Wei Ji sarebbe stato il prossimo sfidante di Carlsen. Invece Wei Ji si è fermato a 2740. Invece Ding Liren è il numero 2 del mondo. Ok. Ciuchanzi è fortissimo, però sono già di una generazione di 25-30 anni ormai. La Cina ha smesso di investire negli scacchi internazionali. Da quando c'è il nuovo corso, il nuovo presidente, adesso mi sfugge pure il nome, Xi Jinping, lì. Boh, ha deciso un po' di ritornare alle origini e in Cina si gioca solo a scacchi cinesi. Quindi anche il calcio l'hanno lasciato perdere. Okay? Stanno ritornando un po' alle tradizioni, alle loro tradizioni. Quindi i giovani talenti giocano tutti a scacchi cinesi. E la Cina, secondo me, ha abbandonato l'idea di imporsi da qui a 30 anni nel mondo degli scacchi internazionali. Quindi la vedo tra i paesi in declino. Paradossalmente, uno potrebbe prendermi per matto, a lungo termine sarà così. Il Vietnam ha un potenziale veramente importante, ha Lý Quang Liêm che è 2730, poi ha Nguyen che è 2650 e sono fortissimi nel femminile, come la Cina. Nell'estremo oriente le donne sono fortissime in questi giochi strategici. Però il Vietnam anche lui ha gli scacchi cinesi, quindi i giovani si concentrano sugli scacchi cinesi. Il Giappone ha lo Shogi e il Go, e degli scacchi più ne può fregare di meno, il più forte giocatore giapponese, che è anche un campionissimo di Shogi, è a 2003. Perché non gli interessa? Non gli interessano gli scacchi giapponesi. Poi altri paesi, ecco le Filippine, mistero, sono un paese in declino, era il paese negli anni 70-80 dove nascevano super fortissimi campioni, Eugenio Torre, Andronico Giap, poi c'è stato Wesley So che adesso gioca per gli Stati Uniti, però ultimamente non esce più nessun fenomeno dalle Filippine, Filippine, paese in declino. Scacchisticamente parlando. Dopo la fine dell'effetto del match Korchnoi-Karpov del 78 a Manila è andata un po' a scemare questa passione per gli scacchi nelle Filippine. No, chi gioca, perché poi giocano, sono tutti, i filippini sono fortissimi, fortissimi lampisti, tra l'altro, però non ne escono più fuori di forti a livello mondiale. Sud America gli scacchi sono molto diffusi, ma campioni non ne escono più.
Il più forte sudamericano oggi mi sembra l'argentino Pichot, non so se che origine, forse origine franco-piemontese, Pichot, lo dico alla piemontese. Poi però Brasile non produce più poco niente. Il Perù ha i fratelli Cori, Desi e Jorge. Però anche loro aveva grande Zuniga. Gli Stati Uniti si accaparrano tutti i più forti a livello top e poi fanno crescere tra le loro fila dei giocatori oriundi o comunque di origine asiatica, specialmente indiani. Infatti, il più giovane grande maestro della storia è di origine indiana, Aminu Mishra. Gioca per gli Stati Uniti, tanti cinesi, Xiong, un mucchio di cinesi naturalizzati americani, o comunque di seconda e terza generazione di immigrati cinesi. E poi c'è il caso, adesso finisco comunque, chiudo con questa, il caso mediatico del momento. Questo bambino nigeriano, adesso che mi sfugge il nome, bambino nigeriano salito alla ribalta, ha fatto delle partite con Swindler, figlio di immigrati nigeriani, che è questo bambino, dicono, futura promessa degli scacchi, adesso cosa avrà? 10-11 anni, è 2002-2003. Sì, forte, per carità, nessuno dice nulla, però questa cosa non mi piace. Questa storia nasconde dietro la solita mediaticità, no? Questo business della lacrima che agli americani piace vedere questa cosa, questa beneficenza. Il papà di questo bambino è scappato dalla Nigeria per motivi politici, ma non è scappato per la miseria, perché questo qua faceva il tipografo, ed era il tipografo di un partito politico addirittura. Questo stava bene in Nigeria, non stava nei villaggi dove Boko Haram uccide tutti. Ok, questi erano i benestanti della Nigeria. Questo aveva molti contatti in Occidente, chiaramente aveva dei problemi col partito di governo, allora ha deciso di scappare. Ok, scappi perché hai paura. E gli Stati Uniti hanno preso la cosa al balzo, hanno visto che il suo figlioletto, non so, gli piaceva muovere i pezzi degli scacchi, allora gli hanno dato qualche trainer e l'hanno subito messo sotto, no? E ne fanno una gran pubblicità e lo usano come spot contro il razzismo. E usare questi bambini in questo modo qua per me è vergognoso. Ok? Questo viene trattato con i guanti, viene trattato in tutte le maniere, cioè, però se andiamo a vedere loro, in certi ghetti, gli afroamericani sono messi in condizioni disastrate, un po' per colpa loro, un po' per colpa del sistema, non è che li vanno a pescare tra i loro, no, devono far vedere che loro salvano l'Africa. No, allora. Io in un commento successe.com, in una live, c'erano i due commentatori, Narodinsky e l'altro S, obiettivamente due giocatori di origine ebraica, no? Perché negli Stati Uniti gli scacchi appartengono, sono organizzati e gestiti dalla comunità ebraica. Fischer era assolutamente in astio contro gli Stati Uniti, contro quella cricca, pur essendo di origine ebraica anche lui, però lui ha sempre detestato il sionismo e l'imperialismo statunitense, per esempio. Ne ha dette di tutti i colori, è stato fatto passare per antisemita. Okay. A questo punto, però, questo bambino viene usato a fini propagandistici. E io ho scritto: secondo me questo bambino è forte, però 2005-2050 si bloccherà. Perché? Perché i giocatori di colore hanno questo problema. Arrivano fino a un certo punto, poi non diventano top, non è nei loro geni. Razzista, mi hanno bannato 20 minuti dalla chat, ho preso
spettrali di insulti, razzista, di qua di là. Io ho detto, ma oh, ma voi che siete negli Stati Uniti, avete avuto il Ku Klux Klan, è possibile che non c'è nessuno di voi? Non so, dove sono finiti i vecchi confederati col cappuccio? Ormai siete diventati tutti LGBT, tutti mammolette, cosa siete diventati? Il fatto è che nel mondo degli scacchi, il mondo degli scacchi è governato, frequentato dai radical chic, progressisti. E questa è la verità. Ma si può bannare uno perché no, io mica ho detto che i giocatori di colore effettivamente hanno una problematica, perché se soltanto due sono riusciti a superare il 2005. Ok, in Africa hanno dei problemi, oh, va bene, ma quelli degli Stati Uniti? Possibile che solo uno è arrivato a 2005 rotti? Maurice Eckley, tra l'altro simpaticissimo commentatore. Io apprezzo le persone di colore, ma le apprezzo quando vengono esaltate nei loro ambiti. Un gesto atletico di un giocatore di colore, di qualsiasi sport, è bellissimo. Perché bisogna inventarsi di collocarli in posti in cui magari riescono meno, per far vedere che no, siamo tutti uguali? Cioè, il più forte giocatore di colore non è neanche paragonabile alla più forte donna. La cinese Yui Fang a 2006-40 è più forte, è a 100 punti in più del più forte giocatore di colore. Uno dice, oh, ma no, sono solo questioni sociologiche. È tutto questione sociologica. No, non è solo questione sociologica. Io farei un esperimento, ma veramente lo farei. E vorrei essere smentito. Se questo bambino mi supera i 2006, calcolando anche l'inflazione poi dell'euro, però, giuro che mi cospargo il capo di cenere e chiedo scusa pubblicamente. Per le mie dichiarazioni, ma no, scusa perché mi sono sbagliato, evidentemente. Magari sarà un caso. Però non vedremo mai un campione del mondo di colore, così come non vedremo mai un campione del mondo donna. E questa è la verità. Questa, secondo me, è la cruda. Ma non perché piace a me, non perché mi piace discriminare, ma perché è questo. Tutti quelli che dicono, ma no, sono solo questioni mentali, dicono una parziale verità. Perché andrebbe contro la loro teoria progressista e mondialista di mettere tutti nello stesso calderone, tutti uguali. E io allora metterei i bambini, un cinese, un europeo, anglosassone, un europeo, bianco, magrebino, insomma, di questi un arabo, un indiano, un cinese, un ragazzo di colore, un eschimese e un pelle rosa. Alla fine li facciamo partire tutti dallo stesso livello, a 5 anni li insegniamo tutti a giocare a scacchi, gli diamo tutti lo stesso trainer, facciamo fare tutti lo stesso percorso. Sia nei maschi che nelle femmine, possiamo fare tutti lo stesso percorso. Arrivati a 15 anni si traccia una linea. E volete vedere questa linea dove andrà? Andrà che l'indiano e il cinese saranno davanti agli altri. Bon, con questo, insomma, chiudo il video, ma vi ricordo, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Si sta facendo buio, qui insomma siamo come in Islanda, ormai perché viene buio presto, c'è il sole di mezzanotte, cioè non c'è il sole di mezzanotte, non c'è proprio il sole. E niente, prossimi video è martedì, qualche partita di qualche utente del canale, mercoledì teoria delle aperture, ancora da valutare. Ecco, già che si parla di francese con la variante della Bourdonnais, rimaniamo in tema transalpino e parliamo della variante di Monte Carlo col bianco contro la francese, ovvero una variante di cambio con
E 4 è questa qua, la variante di Monte Carlo. Insomma, faccio vedere un secondo. E 4, e 6 di 4, di 5, cambio, e dopo il cambio si gioca C4. Faremo vedere avanti, che ricorda un po' l'attacco Panov sulla carica. E venerdì saranno campioni l'altro formidabile uzbeko, Abu Sutunov, che forse è anche più forte di Sindaro. E poi dopo continueremo. Ci sarà, beh, appena inizierà il mondiale tra Carson e Nepomniachtchi, i cicli, insomma, verranno un po' messi da parte e tutti i giorni vedrò come organizzarmi, se farla live o fare la solita programmazione, farla in diretta o in differita delle partite del mondiale. Ok, con questo è tutto, buon weekend, ciao e arrivederci.